Carissime amebe, bentornati su Nomo M'Ammazzo, bentornati nella rubrica fumetti e bentornati nella rubrica Dylan Dog, dove oggi parleremo insieme del numero 442 dal titolo Frammenti, il primo ufficiale sotto la curatela di Barbara Baraldi. Prima di cominciare, se ancora non l'avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri, che vi frega, di condividere il video con tutte le persone che amano l'indagatore dell'incubo e di commentare qui sotto con quello che ve ne è parso di questo fumetto, di questo video, e seguitemi anche sugli altri miei social. Voglio provare un esperimento. Mentre state guardando questo filmato, voglio provare a fare un TikTok, quindi sì, ho anche un canale TikTok, lo trovate qua sotto in descrizione, e parlare di Dylan Dog anche su TikTok e vedere se peschiamo qualche pesce, qualche giovane che non conosce Dylan Dog e portarlo dalla nostra parte. Che ne dite? Facciamo questo esperimento. Non mi aspettavo che nel primo numero ufficialmente sotto la cura di Barbara Baraldi si andasse a pescare quello che è a tutti gli effetti un sequel, tra molte virgolette, di un'altra storia, o quantomeno è una storia dove viene riportato alla luce un personaggio di un numero passato, un numero molto passato. Abbiamo già visto questa cosa succedere in altre occasioni, dove c'è stato, forse era sempre della Barbato, non lo so, c'è stato un sequel di un numero molto vecchio. Già allora mi ero un po' lamentato di questa cosa, però qua c'è una sostanziale differenza. Uno è che innanzitutto non c'è assolutamente bisogno di aver letto il vecchio numero per godersi questo, tant'è che io il vecchio numero, che era il 191, non Sharada se non sbaglio, non lo conoscevo, non ne ero assolutamente a conoscenza, e vi dirò di più, dopo la lettura di questo numero non sento nemmeno il bisogno di recuperarlo, quindi credo che a tutti gli effetti questo numero vada benissimo così. Semplicemente, a cosa serve prendere un personaggio da un vecchio numero, a parte strizzare l'occhio ai fan di quel numero che lo avevano apprezzato? Serve a non presentare troppo un personaggio, e men che meno a portare un personaggio nuovo che ha poi le stesse caratteristiche del personaggio che c'era nel 191. Quindi si va a rispolverare un personaggio del genere senza doverlo presentare troppo e senza che uno rimandi a un personaggio precedente, quindi ci sta. Alla fine, io che non conoscevo assolutamente questo personaggio, lo hanno presentato abbastanza in modo che io possa aver goduto comunque di questa storia. Il motivo principale per cui presumo la Baraldi abbia scelto questo numero come suo primo è, credo, per rendere omaggio al compianto Luigi Piccato, che ci ha lasciato poco tempo fa. Molti anche colleghi youtuber, le virgolette non erano per loro, sono per me, che ho la sindrome dell'impostore, molti colleghi youtuber hanno omaggiato Piccato con un video dedicato o con il numero di Dylan Dog successivo alla sua scomparsa. Io, sapete, solitamente non parlo di ciò che va fuori dalle pagine del fumetto, e quindi non me la sono sentita, anche perché non ho una storia editoriale molto legata a Piccato come magari altri lettori. Però approfitto di questo video e di questo assist che la Baraldi ha fatto a ognuno di noi per appunto dedicare anche questo video, oltre che questo numero, a Luigi Piccato, che ha disegnato tra i numeri più belli di Dylan Dog. Non ultimo, la quinta stagione, che è stata nominata tantissimo in questo periodo, non tanto per la trama del fumetto in sé, ma proprio perché questa è la quinta vita che ha Dylan Dog con questa nuova curatela, e quindi questa nuova stagione di Dylan Dog che ci appropinquiamo a leggere è appunto la sua quinta stagione, e la quinta stagione, neanche a farlo apposta, appunto, era di Piccato. I disegni però non sono tutti suoi, forse appunto per, come ho detto prima, la sua scomparsa, sono anche di Renato Riccio e di Matteo Santaniello, quindi complimenti al comparto disegni, a tutti i disegnatori. La copertina, come sempre, dei Cestaro Brothers. Dylan Dog è orrore, orrore puro, ma come sapete l'orrore non sempre è sovrannaturale, e questo è un numero dove
fondamentalmente non c'è nulla di sovrannaturale, è un horror che parla tendenzialmente di un serial killer, di un omicida. E dove sta appunto l'orrore tipico di Dylan Dog? Sta nelle scene splatter, alcune viste, alcune leggermente off screen, e sta anche appunto nel fatto che c'è un personaggio molto particolare in questo caso, che non ha poteri sovrannaturali, ha un disturbo psichico che abbiamo già visto portato anche sul grande schermo nel film Split, che gli conferisce diverse personalità. Tra queste personalità c'è persino quella di un assassino, non si sa quale sia, non c'è dato saperlo. E potrei anche lamentarmi del fatto che questo è il secondo numero di fila dove appunto non c'è una grossa componente sovrannaturale. In quello scorso c'erano i vampiri, ma era principalmente un giallo, una storia in cui andava scoperto il colpevole dietro un omicidio, e anche qua in un certo senso è una vera e propria indagine di polizia, e qua non c'è nulla di sovrannaturale, se non fosse che qua vengono in aiuto i disegni, ma penso anche l'idea della scrittrice Barbato di portare in questo modo le personalità del personaggio. Quando il personaggio cambia la personalità, noi non vediamo semplicemente il personaggio comportarsi diversamente. Qui le doti attoriali di James McAvoy non ci sono, e quindi come si fa a coinvolgere il lettore in qualcosa che è dentro la mente del pazzoide? Praticamente ci mostrano il punto di vista del pazzoide, quindi quando questo personaggio si sente una ragazzina di 17 anni, noi vediamo la ragazzina di 17 anni, quando questo personaggio si sente un'anziana signora degli anni 30, noi vediamo l'anziana signora e vediamo anche quello che vedrebbe l'anziana signora, quindi vediamo Dylan e Angelique con un outfit diverso, con un taglio di capelli diverso che si addice all'epoca in cui vive quella signora. Questo è il tocco di classe che rende questo numero molto molto particolare. La griglia è abbastanza classica e ci sono tantissime storie in questo numero che vi sembrerà lunghissimo, perché l'alternarsi delle personalità vi farà sembrare che ci siano tante storie dentro la storia. In realtà è tutto gestito benissimo, anche tramite magari qualche balloon di spiegone un filino più lungo della media magari a cui eravamo abituati negli ultimi numeri, ma che gestisce tutto benissimo. A dirla tutta, non ho apprezzato tantissimo il finale, perché un po' io me l'aspettavo e un po' avrei preferito che il colpevole fosse stato qualcun altro. Magari mi sarebbe piaciuto, con una trentina di pagine in più, vedere proprio che uno, per qualche ragione che adesso a me sfugge perché non è che mi ci sono applicato più di tanto, il serial killer fosse proprio questo personaggio che con una sua personalità riusciva a entrare e uscire dall'ospedale psichiatrico e a fare le vittime che voleva. Mi sarebbe piaciuto questo plot twist, però va benissimo anche così, semplicemente mi sembrava inaspettato, ma ed è giusto per dare l'effetto sorpresa, però avrei preferito, non lo so, un risvolto un po' più meno terra terra, se così vogliamo dire. La parte più bella di queste cinque personalità è il modo in cui viene presentata, quando gli elementi della squadra che sceglie Angelique vengono presentati, noi lettori nemmeno sappiamo che sta parlando di un'unica persona, e questa è un po' la ciliegina su questa torta di personalità che leggiamo. Il numero comunque comincia con un Dylan Dog che si sta allenando in polizia, quindi scemo io che non guardo mai se stiamo in un flashback oppure no, però scusatemi se non mi cade l'occhio su quanto è spigoloso, arrotondato il riquadro di una vignetta. Io ero convinto che appunto ci fosse una parte nel passato, perché pur vero che dice a un tizio sei entrato in polizia un anno dopo di me, ora mi stai comandando, ma per come poteva essere un poliziotto Dylan, poteva essere successo anche all'epoca. I numerosi riferimenti al fatto che fosse fuori età per allenarsi poi comunque fanno venire alla mente che si tratta del Dylan del presente. Anche il fatto che accennino al sovrintendente e del sovrintendente vediamo solo le mani mi fa pensare che per qualche
che periodo poteva essere appunto Block, che invece poi è stato riportato al suo status quo di ispettore. Non so se è voluta la cosa per riutilizzare alcuni stilemi tipici di Dylan Dog, tra cui appunto l'utilizzo del tesserino scaduto di Scotland Yard per entrare nei posti dove lui non può. Fatto sta che questo training, questo allenamento che lo rende di fatto un poliziotto a tempo determinato, gli permette di avere un altro tesserino di Scotland Yard, quelli vecchi ormai gliel'avevano ritirati. Quindi oltre al ritorno all'entropia che ci aveva ridato appunto Block, non più padre di Dylan e di nuovo ispettore, aveva fatto sparire Rania e Carpenter, aveva fatto sparire John Ghost, in questo numero ha riportato di nuovo anche la presenza del tesserino di Scotland Yard. Ripeto, il numero non è trascendentale, non è qualcosa che magari ci ricorderemo negli anni come una storia epocale di Dylan Dog, è molto importante più per la presentazione diciamo nell'editoriale, che è il primo di Barbara Baraldi, quindi c'è il ringraziamento di Barbara Baraldi a tutto lo staff della Sergio Bonelli Editore, al curatore uscente e a chi si è fidata di lei ad affidargli questo progetto. Quindi è più importante da questo punto di vista che non per la storia in sé. Da questo punto di vista e anche dal fatto che appunto si compiange, si rende omaggio alla figura di Luigi Piccato. So che questo numero è stato apprezzato da alcuni, che è stato odiato da altri. Io mi metto nel mezzo, più tendente alla parte di quelli che lo hanno apprezzato per le ragioni che ho appena detto. Non me la sento assolutamente di bocciarlo. Però ecco, vorrei vedere anche qualcos'altro. Vediamo cosa ci proporrà il futuro, la nuova curatela. Vi ricordo che così come nelle nuove storie di Recchioni c'erano molte storie vecchie riciclate al nuovo corso, adesso ci troviamo ancora sicuramente molte vecchie storie riciclate che non avranno più bisogno di tutta questi cambi dal punto di vista delle battute per questo ritorno all'entropia, ma può essere anche che ci saranno delle nuove storie che invece devono essere risistemate secondo il nuovo vecchio corso. Non so se mi sono spiegato, ma so che lo sapete meglio di me. E quindi io credo che, secondo me, per un paio d'anni butteremo fuori parecchia cacca. Cacca, non necessariamente cacca, però parecchie storie che erano già lì nella dispensa da un po' di tempo. Se c'è una buona curatela, molto probabilmente verranno buttate fuori in modo molto equilibrato storie avvincenti nuove, storie avvincenti vecchie, storie un po' scarse nuove, storie un po' scarse vecchie, in modo che non ci siano lunghi periodi di down nella nuova storia editoriale di Dylan Dog. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo numero. Io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine del video e con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video. Adesso vado a togliermi la camicia che siamo a luglio, ragazzi, non ce la faccio più.